arrivata fino alla fine. Vai. Onorevole Alessandro, il corto è bene. Perché? Perché è un candidato perfetto, perché lo vuole la base del partito. Onorevole, però, ma scusa, E perché lui? Ma se non è possibile leggere Rodotà, perché tutti quanti lo vogliamo. Io sono stato il primo a metterlo sul tuo, sono anche un tuo follower. Ma tu però hai quello che vuoi. Certo che posso muovere, ma scusa. No, no, io la tua posizione la capisco, ti posso dire una cosa, che io non posso accettare che in Parlamento deputati del Partito Democratico mi dicano questa cosa, è inaccettabile. Rodotà è il migliore per noi e anche per il paese, ma non lo votiamo perché l'avete proposto voi. Questo è inaccettabile. Per cui, dato che mi hanno detto questa cosa, io voto Rodotà fino alla, allora, alla fine dei miei giorni. Anche a causa del Beccasse Zaneva. Ma sai che il pregone è quello, Hanno tirato fuori il Rodi. Sì, sì. Ma è certo, però sai che il pericolo sono tutte barzellette, lo sa perché? Ah, io ho i capelli bianchi, se mi vuoi ascoltare un secondo. Certo, però devo andare a votare. Sì, sì, vabbè, ma tanto non serve a niente. No, no, vabbè, serve a niente perché non fare manna a lavorare, vuole stare pure a pagare. Allora per questo. Ascolta bene, queste sono finzioni. Attenzione, e io auguro che Piazza San Pietro il Papa benedica tutti, tanto lo sa, posso portare anche la cravatta o un vestito da 10 milioni di euro, tanto ci penserà lui, queste parole sono sacrosante. 40 anni fa l'ha detto la buonanima di Concetto Lodello, il famoso arbitro, un grande uomo. Il padre, ho detto Concetto, no, lo sa, 40, però so che sono un grande razziale, loro erano della gente seria, capito? Ora scrivo, per carità, lui deve fare il comico, questo è un movimento di comicità. Onorevole, non è un'offesa. Io sono un ex democristiano e sempre. Vabbè, ma non importa, però la gente. Ma perché sta facendo una cosa buona? Avevamo pieno tutto, onorevole. C'è il collega suo di Palermo. Ma non gli dire questo. Lavora per 1500 euro. Devo scappare. Se non voto, se io non voto all'Unità, non mi viene a cercare te, mi viene a cercare 500 mila italiani, solo a Roma, attenzione. Il Movimento 5 Stelle. Vieni a cercare, vieni a tenete tu, tenete tu, perché questa è epocale, questa svolta è epocale, la gente non l'ha capito, o perlomeno non tutti, in dialetta nostalgici, non so che cazzo. Lui è deputato e lui è il nostro capo commissione esteri. Piacere, questo. Io pure sto in esteri. Teniamo duro, portiamo avanti il discorso. Ma qui la gente tutti, però. No, ascoltate tu, però. Però è quello il discorso. Già il fatto che ti nicchi e non accetti il votato, fa capire che è ancora schiavo delle correnti interne, di catenacci come D'Alema. Magicamente tutti unificati su Prodi, quindi capito? Una magia è successa. Oh, cioè questo fa. Bersani ha alzato la mano e ne ha sedotti. Sì, cioè assurdo, dai, ma se neanche tu. Maglio spiega le cose in maniera perfetta. La sua metà. No, si parla come si poteva aprire. Ma poi diceva bene lui. Tra l'altro. E questo la dice. Gli chiediamo, fa qualcosa di sinistra. Abbiamo presentato 20 punti. PD, fai qualcosa di sinistra. Vota Rodotà. La prima o sei commissioni e ci hanno detto chi fa. Abbiamo presentato un candidato come Rodotà e ci presenta Marini. Ma la chiave la cosa è lampante. È una cosa che a fine anno. La cosa è lampante. C'è l'inciucio totale. Stamattina mi sono incontrato anche con Mastrangelo, che ha fatto New York, perché io gli ho detto una cosa molto semplice, se effettivamente si farà una pressione per le tue dimissioni, lui, gli ho detto, che fai? Te dimetti anche dal Parlamento? Lui ha semplicemente sviato la domanda quattro volte, glissato, ha detto non succederà perché io ho rispettato il regolamento, non succederà perché io ho fatto, prendo atto, come vuoi rispondere, va bene. Vabbè, oggi non parliamo di... Vabbè, l'ho detta così tanto che... Intanto sappiamo, pensiamo alle cose più serie però. Ciao. Portiamo avanti nella stessa serie. Ciao ragazzi. Fammi salutare mia amica da Pano. Ciao. Ragazzi, dicono... Ma io sono da Pucciolosa, quello di ieri. Ah, oh. Ma io... Mi
Pippe. Ah, eravamo d'accordo così, andiamo a succedere, guarda. Servirono da fine alla fine. Bravo, sì, bravo, sì, bravo, bravo. Ah, siamo qua, dimmi. Massimo Prodi, che è venuto. Monti resta sul cancelliere. Anche alla quarta votazione. Non puoi riarrotolare che lo srotoliamo adesso in diretta? Come no? Allora c'è lo scopo, aspetta, aspetta, pensione che ha Z io mica mi vergogno, grande pure Bersani, capito? Sei un pappolaro, pappolaro a Roma, pappolaro, ma uno dice la bugia, quando eravamo vinti pappolaro, elettori di SEL, c'è qualche rivoluzione e un berlusconiano. Vedete, questo è un esempio della tipologia di cartelli che ci sono in questo momento. Da molto, mica da adesso, da 4-5 anni fa. Anche io, sì, senza la okay. Perché ben... siete tornati perché, oggi? Perché ieri siamo qua. Volevo vedere il Presidente della Repubblica. Volevo vedere se facevano pronti. Ecco, sono tornati a oggi, così come ieri mattina, anche i giovani democratici della Repubblica. Tra i primi che ieri hanno srotolato i loro striscioni, quindi venduti, vogliamo Stefano Rosa. Vogliamo riavvicinarli oggi, il nome che è uscito è quello di Roma Rosa. Il nome che vi soddisfa? Beh, personalmente no. No, per tanti motivi. E sicuramente un partito. E io non la tassa in galera, se dico qualche cosa. Anche star riniera, buttarla giù, ma sì, la gente se prenderebbe un po'. Tutti uguali, sempre tutti uguali. Non è violenta, non è così, non siamo tutti uguali. Ascolti un attimo, ascolti un attimo, chi vede qua oggi a parlare con voi su Twitter? Ma scusa, scusa una cosa, ma qualche collega del PD ci va a parlare? Una manovra, fatevi venire qua. Hanno paura. Hanno paura. Perché? Mica tutto il comitato. Abbiamo dato il voto tanto. Mica da noi siamo il comitato, non abbiamo votato. Ma se sanno i voti, hanno detto al 20%. Noi comitato non ne abbiamo, noi siamo noi e basta. Ieri sera abbiamo fatto un'assemblea di due ore. Ascolta, se io sto bene a Milano con 1500 euro, anche muore di qua, ma non faccio il polito. No, io lo faccio perché devo cambiare il paese. No, no. Vai tranquillo, ma come si io permea? Posso parlare davanti alla telecamera, ma che me frega, io pure, ma che dici che ci sono persone del 5 Stelle che per lavorare in Parlamento ci rimettono i quattrini e questa è la verità, perché non è una manovra guadagnare, abbiamo primari, questa è la mentalità di non cambiare, il mondo che ci avete lasciato è quello dei 40 anni del PC, ma lei che stava a parlare. Per diventare carteggiato universitario, anche lui ha fatto già abbastanza pure per me. Questa mentalità è quella che ha portato a questa situazione. A sti ragazzi, che cosa gli dici? Il cambiamento, sono loro. Quindi non dobbiamo combattere. A giugno si va alle elezioni. E magari diamo il 40%. Bello sì, bello sì, va bene. Se la metti, Scusi, a Milano con casa mia comprata ne guadagniamo 1.600, quei 400 in più non fanno perché già c'è una casa di proprietà a Milano. Di che stiamo parlando? Poi hanno fatto una bella proposta di tutti i beni che hai, tutto quello che hai all'inizio e alla fine della legislatura. Poi io aderirei sempre alla campagna Riparte il Futuro, dove ho pubblicato il mio reddito prima di venire qua, pubblico quello che prenderò qui dentro e quello che avrò uscendo. Sulla campagna Riparte il Futuro mi sono impegnato a portare questi concetti della trasparenza nei decreti del Parlamento. Devo andare dentro a votare. Sta a perdere la voce. Funzionale. Vanno a prendere uno per orecchio, portacelo. Ma del PD.
sono quelli che non escono. Con lui, con voi abbiamo parlato, vogliamo parlare con lui. Noi lo sappiamo che fate voi, loro non lo sappiamo. Lo vorremmo sapere. Da qua speriamo. Tornate dopo. Sì, grazie per la pazienza. Sta a casa di Dotato. Non ci può parlare. A me ora la presa è tutto. Ma è vero che